Buongiorno ragazze e ragazzi, nuovo video. Ragazze, oggi il video shopping è un video in collaborazione con l'azienda Noracora. Sono felice di collaborare con loro perché sono un brand di abbigliamento low cost bellissimo, ha dei capi stupendi come questo maglioncino che mi vedete indossato, molto particolare, come potete vedere ha questo dettaglio di avere la spalla scoperta con questa fibbietta, è caldissimo, morbido, veramente bello ragazzi. Adesso vi faccio vedere ogni capo indossato e vi voglio dire che insomma se desiderate essere alla moda senza spendere troppi soldi, questo è il brand giusto per fare lo shopping autunno-inverno. Ha dei capi ragazze dal casual al più elegante, veramente molto vasti, ha delle categorie che veramente vi lasciano comunque di stucco perché non sapete quale capo scegliere per quanto sono belli. E poi vi devo dire che la qualità non è per niente male, cioè ragazzi, un maglione caldissimo, morbidissimo, accogliente e che fa davvero la sua figura. Allora, adesso vi mostro comunque anche il capo indossato, come l'ho abbinato, il look diciamo che ho creato su questo maglione veramente bello. Ah, poi ragazzi, come al solito vi metto tutti i link nell'info box, quindi qualora volete andare a visitare lo store online di questa azienda, il pacco ragazzi è velocissimo, cioè loro con 4-5 giorni ricevete tutto quanto dal vostro ordine, quindi la spedizione è ultra veloce, nonostante comunque sia una spedizione standard, non ci sono dogane da pagare, quindi andate pure tranquilli nel fare il vostro shopping. Niente, allora vi mostro subito la clip con appunto il mio abbinamento, il mio primo abbinamento. Voglio mostrare ragazze, eccolo qua, vedete, questo è il nome del brand. Andiamo ad aprirlo. Eccolo qua ragazze, è un altro maglioncino di questa tipologia qua. Vedete? Ah, innanzitutto ragazze, le taglie io ho preso tutte S, quindi perché come potete vedere, eccola la taglia. Questo è il nome del brand, eccolo qua. Comunque tanto io poi vi metto anche tutti i riferimenti. Guardate questo maglioncino anche com'è carino. Adesso vi faccio vedere un altro look da abbinare con questo maglioncino, che anche questo ragazzi lo sento davvero caldo, poi bello, mi piacciono tantissimo questi colori. Questo è un modellino più basico rispetto a quello che indosso, però devo dire che è veramente carino anche questo per via pure appunto della maglia, del disegno, insomma. Adesso comunque anche questo, ragazze, ve lo voglio far vedere indossato, ma la cosa bella comunque è che costano davvero poco, ragazze, pochissimo. Infatti io mi domando come fanno a realizzare dei capi così low cost, veramente carini alla moda, cioè proprio per tutte le età, per tutti i gusti. E niente, vi faccio vedere il secondo look. Maglioncini, ma non sono tutti maglioncini, per la maggior parte sì. Allora, ho scelto questa fantasia con il color camel e il panna, fatta un po' così
questa sorta di fantasia a righe che mi piace tantissimo e vi faccio vedere che abbinamento si può fare con questo maglioncino, ragazze. E questo è un po' un modellino oversize, cioè infatti se vedete ragazze la S è molto grande, quindi vi consiglio sempre di visionare la scheda delle taglie per rendervi conto delle varie misure. Però dato ragazze che io qualche maglione lo indosso anche sopra un leggings, quindi mi va bene anche il maglioncione oversize quelle giornate invernali, diciamo, dove vuoi stare comoda, dove hai bisogno appunto proprio di comfort, quindi l'ho visto sotto forma di questo look, diciamo, con un bel leggings morbido, questo maglioncione un po' oversize, cioè comunque vedete dritto dietro, avanti è fatto in questo modo. E niente, quindi non mi rimane ragazze che farvi vedere il terzo look, che poi in realtà se volete lo potete abbinare anche su un look un po' più diciamo con un jeans un pochino più casual, non comfort casual più che altro. Niente ragazze, allora partiamo con il terzo look. Chiamiamola in questo modo, però rimane molto leggerina, non è una di quelle giacche pesanti. Eccola qua, ve la faccio vedere, una sorta di doppio petto, questa fantasia qua non è foderata all'interno, cioè quindi rimane leggerina, però perché l'ho pensata magari per quelle giornate che uno vuole stare un pochino più elegantino e magari di tenerla indossata appunto per casa. Guardate che bella anche la manica con i bottoni, una fantasia diciamo diversa dal solito, quindi ho pensato un look un po' più elegantino anche diciamo nelle giornate di festa, qualche domenica diciamo con degli eventi più importanti, diciamo per un compleanno che uno si vuole vestire un po' più carino, un po' più chic. Quindi ho pensato di prendere questa giacca, ragazzi, che come se questa ho preso una M, ecco, la giacca ho preso una M, ragazze, perché avevo visto dalla scheda delle taglie che era un pochino più strettina rispetto alla scheda delle taglie dei maglioni, che sono tutte S. Quindi, niente, ragazzi, vedete, dietro è fatto in questo modo, qui ha lo scollo davanti, i bottoni e la particolarità di avere le maniche in questo modo. Niente, ragazzi, allora non mi rimane che mostrarvi il quarto look. Ultimissimo capo, ragazze, eccolo qua. Dovrebbe essere una maglia questa, sì, infatti è una maglia, una semplice maglia sempre stile a righe con la zip davanti, come potete vedere, eccola, si apre realmente la zip, eccola qua, vedete, dietro è fatta in questo modo, con la manica così. Questa ragazza è una semplice maglia di cotone bianca e blu, da mettere sopra un jeans, sotto una giacca, niente di che, una maglia un po' più sportiva da indossare appunto in caso di quelle giornate miste, caldo, freddo e niente, quindi vi faccio vedere l'ultimo look che realizzo. Il video è terminato, io vi ricordo semplicemente che inserisco nell'info box tutti i dati di questo brand di abbigliamento low cost, dove all'interno del loro store troverete tantissimi capi per tutti i gusti e per tutte le necessità.
quindi andate a sbirciare. Ditemi però anche qual è il look o qual è il capo che vi è piaciuto di più, e niente, spero anche di avervi tenuto compagnia con questa mini sfilata di shopping, e niente, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.